Ciao a tutti da Moxie e bentornati su Us Migration Channel. Come avrete notato, ormai ci siamo presi bene con i dinosauri. Omega vi ha fatto la deck tech del mazzo Modern, io invece una partita su Arena. E oggi ho pensato di portarvi una deck tech proprio di quel mazzo. Mazzo Gishi, perché è una creatura tenera e coccolosa e bisogna dargli un nome altrettanto coccoloso. Prima di partire vorrei fare un appello alla Wizard. Si può avere una visualizzazione normale in questo gioco perché così non si vede niente e così è ancora peggio. Come vi ho detto nel video della partita, questo mazzo non è il top del top, ma è stato costruito in modo ignorante ma abbastanza efficace con le cose che avevo io disponibili. Partiamo con le terre, che sono 21, che potrebbero anche essere forse un po' pochine, magari 2 o 3 in più potrei anche aggiungercele. Abbiamo un 4 per di terre selvagge, perché cioè vuoi non mettere terre selvagge? 4 per di giardino del tempio. Grazie signore che mi hai fatto trovare una shock. Prego, figliola. Prego, divertente. Però messe 4, ma spero di trovare anche la Stomping Ground e la Foundry. In quel caso penso che ne metterò magari 2. Abbiamo 6 foreste perché ovviamente il mazzo è a base verde, 3 montagne perché alla fine è il colore che bene o male uso di meno, 4 pianure perché invece il bianco ce n'è e soprattutto Z-Alpa, che è un monoperma, c'è, costa doppio bianco, quindi bisogna avere un pelo più di mana bianco. Passiamo al succo proprio del mazzo. Elfi di Llanowar, non messi 3 perché stanno sempre bene, ci aiutano a rampare, sono veloci. Impulso avventuroso, anche di questi ne ho messe 3. Guardiamo le prime 3 carte, possiamo rivelare una terra, una creatura e la mettiamo in mano. Sintonia con i dinosauri, di questi ce n'è 4. Guardiamo le prime 5 carte, riveliamo o terra o dinosauro e ce le mettiamo in mano. Passiamo ai costi 2, abbiamo un 3 per di cucciolo di raptor che quando gli viene inflitto danno mettiamo una pedina 3-3 dinosauro con travolgere e il ladro dei nidi 2-1 con rapidità. Voi non avete idea queste due cose quanto possano essere utili. Sono quelli che bene o male voi calate giù subito e danno più fastidio, soprattutto questo perché attacca di 2 già subito al secondo turno, perché ovviamente non è che possiamo calare subito un tiranno su così, ah, ciao sono un tiranno, no, bisogna lavorarsela, no? Passiamo alle creature rompipalle. Io partirei con i raptor raminghi, anche loro hanno infuriare e quando quindi gli viene inflitto danno noi possiamo cercare una terra base e metterla tappata sul campo di battaglia. Questo coso è un 2 pigne in faccia sicuro perché nessuno ve lo bloccherà mai. Ma poi c'è lui, l'ala solare di Kingialli, anche lui 4 per volare, le creature dei nostri avversari entrano tappate. Voi non avete idea la soddisfazione di vedere, che ne so, un mazzo saprolingio, un mazzo zombie, boh, magari non parte subito veloce, voi sì, piazzate l'ala solare e lui è... Costo 4 troviamo il cavaliere alla carica. Le magie dinosauro ci costano 2 in meno. È fondamentale in un mazzo dinosauri avere qualcosa che ci può aiutare a farli costare meno. Io ho deciso di mettere questo e non quelli che costano 1 o 2, perché bene o male i costi bassi che mi coprono ne ho. Non ho bisogno di giocare qualcosa di piccolo e di utile come questo, rischiando poi di farmelo rimuovere. Passiamo alla prossima carta, che è la sbustata dell'ultimo minuto, che però ho detto cacchio ci sta. Corso crestato da zannatore. Costo 5, 4-4, lampo, con infuriare, che quando gli viene inflitto danno gli fa mettere un segnalino +1/+1. Questo coso è il parante assicurato. Inoltre è un grosso grasso a bocchino. Comunque ha la possibilità di diventare davvero davvero grosso sto coso. A me serve che susciti proprio la voglia di essere rimosso per potermi salvare i veri ciccionazzi, i veri mucconi che questo mazzo gioca. Che andiamo a vedere subito. Abbiamo Gishat, Z-Alpa e il tiranno della carneficina. Ovviamente il mazzo è dedicato a Gishat perché è bello, è grosso, è naia, è dinosauro, quindi sì, fa la vita. Però non è la mia chiusura standard, perché comunque ne gioco soltanto 2, anche perché metterne di più mi sembrava abbastanza azzardato. Costa 8, 7, 6, cautela, travolgere, rapidità. Quando infligge danno da combattimento a un giocatore, riveliamo tante carte dal nostro grimorio, quanti sono i danni inflitti da lui. E possiamo mettere sul campo un qualsiasi numero di creature dinosauro rivelate in questo modo. Qualcuno mi ha
ha consigliato di mettere Zakama. Non so, fatemi sapere qua sotto voi nei commenti, o magari vi lascio un sondaggio qua sopra, meglio Zakama o Gishad. A proposito di Zakama, sappiate che ho anche un commander Zakama Naya, gentilmente fornito da Omega, quindi nel caso vi interessasse fatecelo sapere. Poi abbiamo l'uno per di Zetalpa, che basta e avanza, credetemi. Volare, doppio attacco, cautela, travolgere, indistruttibile. E poi passiamo alla creatura proprio star del mazzo, perché in realtà la chiusura è lui combinata con tutti gli altri dinosauri cicci. Tirando della carneficina, costo 6-7-6, non può essere counterato travolgere antimalocchio. Io lui l'ho dovuto mettere per forza in 4 per, perché con tutti i counter, rimbalzini, spari, omicidi, tutte queste cose qua, falli, cioè fammili pure, ma non su di lui. Come vedete qui il nostro caro Magic Arena ci suggerisce anche la sideboard, che ovviamente io non ho messo, perché facendo le partite rapide, essendo tutte partite secche, non mi serve la sideboard. Vi dicevo a inizio video che questo mazzo è stato montato in modo ignorante con quello che avevo. Se io avessi avuto ad esempio il Ripjaw o il Regisauro Alpha, sicuramente avrei fatto una lista completamente diversa. Questo probabilmente non l'avrei mai messo, forse non avrei messo il cucciolo. In quel caso avrei probabilmente messo carte come Shock, colpo di fulmine, e molto probabilmente anche un bel set of the Wreckage. E con questo è tutto ragazzi, fateci sapere qua sotto nei commenti se il mazzo vi è piaciuto. Come sempre non dimenticatevi di iscrivervi, perché dobbiamo ripartire, quindi abbiamo bisogno di voi. Lasciateci tanti like e mi raccomando passate dalla nostra pagina Facebook, perché lì diamo aggiornamenti in tempo reale e in più mettiamo tante cose riguardo a Magic e molto altro, tra cui i miei progressi di twerk. Detto questo vi mando un grosso bacio, ciao dalla vostra Moxie e alla prossima!